Il comune di Bernate Ticino sorge a una trentina di chilometri a ovest di Milano, a cavallo tra il fiume Ticino e il Naviglio Grande. Il paese risulta storicamente composto da due nuclei, separati dalla presenza del Naviglio e collegati tramite lo storico ponte seicentesco in pietra. Una prima parte più recente e industrializzata sorge a est, mentre una seconda, di più antica fondazione, a ovest. Proprio in quest'ultimo agglomerato si inserisce il complesso della Canonica, comprendente la chiesa di San Giorgio. Fondata nel 1186 da Papa Urbano III, la Canonica di Bernate dipendeva direttamente dalla Curia Pontificia Romana, status che le permise fino al 1772 di rimanere indipendente dalla giurisdizione ecclesiastica ordinaria e di costituire perciò un centro religioso autonomo molto fiorente. La chiesa di San Giorgio si presenta oggi nella sua fattura seicentesca, che incorpora i resti di varie strutture più antiche. Degna di nota è sicuramente la cripta battistero duecentesca, recentemente riportata all'aspetto originale grazie a un lavoro di restauro. A fianco della chiesa si trova invece il quattrocentesco Palazzo Visconti, detto il Castello, che rappresenta un bel esempio di costruzione di transizione tra il castello fortificato e la villa rinascimentale di residenza. La facciata, rivolta verso il Naviglio, presenta una grande loggia a nove archi aperta sul prato antistante. Una parola merita anche il piccolo villaggio rurale di Rubone, edificato a ridosso del canale e dove si conservano ancora parzialmente intatte le strutture abitative originali, tra cui una torretta quattrocentesca e una chiesetta risalente alla seconda metà del XVI secolo. Verso il Ticino si trova invece la cosiddetta Lanca di Bernate, un'area boschiva oggi diventata oasi protetta, dove si preserva l'ambiente naturale tipico delle sponde fluviali.